Bibbia 6, Giona 1. Fu rivolta a Giona, figlio di Amittai, questa parola del Signore: Alzati, va a Ninive, la grande città, e in essa proclama che la loro malizia è salita fino a me. Giona, però, si mise in cammino per fuggire a Tarsis, lontano dal Signore. Scese a Giaffa, dove trovò una nave diretta a Tarsis. Pagato il prezzo del trasporto, si imbarcò con loro per Tarsis, lontano dal Signore. Ma il Signore scatenò sul mare un forte vento, e ne venne in mare una tempesta tale che la nave stava per sfasciarsi. I marinai, impauriti, invocavano ciascuno il proprio Dio e gettarono a mare quanto avevano sulla nave per alleggerirla. Intanto Giona, sceso nel luogo più riposto della nave, si era coricato e dormiva profondamente. Gli si avvicinò il capo dell'equipaggio e gli disse: Che cos'hai così addormentato? Alzati, invoca il tuo Dio. Forse Dio si darà pensiero di noi e non periremo. Quindi dissero fra loro: Venite, gettiamo le sorti per sapere per colpa di chi ci è capitata questa sciagura. Tirarono a sorte e la sorte cadde su Giona. Gli domandarono: Spiegaci dunque per causa di chi abbiamo questa sciagura. Qual è il tuo mestiere? Da dove vieni? Qual è il tuo paese? A quale popolo appartieni? Egli rispose: Sono ebreo e venero il Signore Dio del cielo, il quale ha fatto il mare e la terra. Gli uomini furono presi da grande timore e gli domandarono: Che cosa hai fatto? Gli uomini infatti erano venuti a sapere che egli fuggiva il Signore, perché lo aveva loro raccontato. Essi gli dissero: Che cosa dobbiamo fare di te perché si calmi il mare che è contro di noi? Infatti il mare infuriava sempre più. Egli disse loro: Prendetemi e gettatemi in mare, e si calmerà il mare che ora è contro di voi, perché io so che questa grande tempesta vi ha colto per causa mia. Quegli uomini cercavano a forza i remi di raggiungere la spiaggia. Quegli uomini cercavano a forza di remi di raggiungere la spiaggia, ma non ci riuscivano perché il mare andava sempre più crescendo contro di loro. Allora implorarono il Signore e dissero: Signore, fa che noi non periamo a causa della vita di questo uomo e non imputarci il sangue innocente, perché tu, Signore, agisci secondo il tuo volere. Presero Giona e lo gettarono in mare, e il mare placò la sua furia. Quegli uomini ebbero un grande timore del Signore, offrirono sacrifici al Signore e fecero voti.